Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare un dolce davvero buonissimo, goloso, una golosa variante del classico tiramisù. Il tiramisù al mandarino, facilissimo da realizzare e un dolce piuttosto veloce, buonissimo da mangiare. Vediamo di cosa avete bisogno per realizzare questo buonissimo tiramisù al mandarino. Marmellata biologica al mandarino. 250 g di mascarpone. Latte. 300 g di biscotti savoiardi. Zucchero a velo. Prendete una ciotola. Versate 250 g di mascarpone. Dopodiché versate 3 cucchiai di marmellata al mandarino. Adesso versate 3 cucchiai di latte. Amalgamate il tutto prima col cucchiaio e poi con le fruste elettriche. Aggiungete un altro cucchiaio di marmellata al mandarino. Adesso aggiungete 2 cucchiai di latte. Continuate ad amalgamare il tutto con le fruste elettriche. La nostra crema per il tiramisù è pronta. Prendete un piatto e versate un po' di latte. Per il mio tiramisù utilizzo una teglia in ceramica rettangolare. Inzuppate i vostri biscotti savoiardi nel latte. E create il primo strato del vostro tiramisù. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché ci sono davvero tante video ricette in arrivo e tante video ricette super golose troverete sul mio canale. Dopo aver creato quindi il primo strato con i biscotti savoiardi, vado a stendere la crema di mascarpone e marmellata al mandarino che ho creato prima. A questo punto vado a creare il secondo strato con i biscotti savoiardi. A questo punto stendo un altro strato con la crema. Dopo aver creato il secondo strato di biscotti savoiardi, vado a mettere la mia golosissima crema. Ultimo strato di biscotti savoiardi. Vado a stendere l'ultimo strato della mia crema. Adesso vado a stendere lo zucchero a velo su tutto il mio tiramisù. E voilà, il mio tiramisù al mandarino è pronto. Come vedete, si prepara veramente in pochissimo tempo, ma il risultato è davvero ottimo. Un tiramisù davvero speciale. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, visitate il mio canale e iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!
Baci da Cartisia. È davvero buonissimo, una vera delizia. Non perdete questa ricetta, provatela, mi raccomando.